Buongiorno a tutti quanti, una platea un po' intimidente e, se vogliamo, in netto contrasto col tema di cui parleremo. Però una delle prime notazioni che mi veniva da fare pensando a questo argomento è che ci si può sentire soli, anzi ci si sente soli anche e soprattutto in mezzo alla folla. La solitudine probabilmente non è soltanto un dato di fatto, un dato reale, ma è soprattutto un sentimento, è soprattutto un sentirsi soli. Basti pensare che, credo la percentuale sia intorno al 50%, le persone che vengono intervistate o visitate da psicologi su questo tema, la metà di loro sono sposati, quindi che si senta molto solo una persona che vive in coppia con un altro la dice lunga sul fatto che non si tratta di una cosa soltanto oggettiva, ma anche e soprattutto soggettiva. E pare che non vi sia nulla di più simile al dolore fisico del dolore della solitudine, anche perché si attivano parti del cervello che sono proprio le stesse del dolore fisico, qualcosa che può diventare anche lancinante. Ora, io ragionavo sul fatto che siamo abituati da secoli, anzi da millenni, a immaginare l'uomo come una creatura, sì, un individuo unico, anche la parola stessa individuo, che io, diciamo così, verso la quale sono piuttosto scettico, perché individuo vorrebbe dire che non può essere diviso, come esattamente come la parola atomo, cioè un individuo ciò che non puoi dividere, ma in realtà l'individuo è diviso, come recitava un testo di psicanalisi alternativa che leggevo da ragazzo al tempo dell'università, L'io diviso, di Ronald Lange. E, però di queste note divisioni io nutro anche in questo caso molta perplessità, a cominciare da quella, ed è un piccolo omaggio al relatore di ieri, Matteo Nucci, che ci ha parlato di Platone, per esempio questa nota è risolta da Platone in modo plastico con l'immagine dei due cavalli che tirano in diverse direzioni, quello bianco e quello nero, quello dello spirito e quello della materia. Io francamente questo tipo di divisione non l'ho mai particolarmente creduta vera. Sì, è una schematizzazione interessante per raffigurare i problemi della vita, però in realtà non credo proprio che lo spirito e la materia vadano in direzioni diverse, così come non credo nemmeno appunto a quella tra cuore e mente, tra emotività e razionalità, perché effettivamente, tra l'altro, proprio lo spirito greco ci insegna che queste polarità apparentemente contrapposte sono in realtà parte di una medesima energia, di una medesima forza. Molto più interessante è l'opposizione tra creazione e distruzione, dalla nostra capacità di creare e di distruggere, ma ancora più forte, qui vengo al tema di oggi, è la nostra supposta natura sociale, cioè c'è una definizione classica, canonica dell'uomo come animale sociale. Beh, a mio avviso è incompleta. L'uomo è una creatura sociale e asociale, tende alla vita di gruppo, tende ad appoggiarsi agli altri, ne ha bisogno, gli altri hanno bisogno di lui, ma al tempo stesso questa socialità la rifugge, la teme, ne è spaventato, se ne sente continuamente giudicato. Ecco, molto impressionante è il fatto che le persone che si sentono sole o che sono sole, ripeto, è la stessa cosa, diventano in maniera esacerbata attenti al giudizio altrui, allo sguardo altrui, non fanno altro che pensare a ciò che gli altri pensano di loro. E questo, che potrebbe portare a una autoanalisi più profonda, più vera, in realtà distorce il rapporto con gli altri, fino a farlo diventare paranoico. Cioè sentirsi continuamente gli occhi addosso,
A parte il fatto che, come scriveva un amico scrittore, Sandro Veronesi, gli altri pensano a noi molto meno di quanto noi pensiamo che pensino, quindi in realtà non ci si fila nessuno, però o non ci si fila nessuno e questo ci fa soffrire, o pensiamo che gli altri stiano tutto il tempo a tagliarci i panni addosso. Allora questa visione è una visione distorta. Le stesse forze, le stesse energie che noi usiamo per crearci una corazza, per difenderci da questo sguardo che possiamo sentire critico, ostile, è vero che producono una specie di epidermide esterna, psicologica, ma anche sono le forze che ci logorano, ci distruggono. Non c'è niente di più stressante di stare in una posizione difensiva. Quindi isolamento, mi pare che il tema sia isolamento, segregazione, solitudine, avrei potuto fare un'altra serie di sinonimi, perché però mi sembrava che questi tre fossero sufficienti, soprattutto quando, e questa forse è una delle grandi distinzioni possibili, sono gli altri a isolarci oppure siamo noi che ci isoliamo. Sono due movimenti che spesso vanno in parallelo. E pensavo di cominciare, scusate se la mia natura di professore fortunatamente è entrato adesso nell'ultimo anno di insegnamento, dopodiché arrivederci, servirmi di una classica diade scolastica, quella Dante Petrarca, che funziona sempre a meraviglia, perché non è vero che poi i due siano così contrapposti, ma contrapponendoli riusciamo a spiegarci l'uno e l'altro. Ecco, un classico esempio di persona isolata, esiliata. La categoria dell'esilio è molto molto interessante in generale. Fra l'altro c'è un libro molto bello che ho letto di recente di Silvia Tatti sulla storia dell'esilio degli scrittori e quanto poi, questa è una cosa che io ho già pensato e notato, in particolare nella letteratura italiana sia così importante questo tema, perché un gran numero di intellettuali, di scrittori hanno finito per produrre la loro opera principale proprio perché fatti fuori dalla società. Penso soltanto a tre di loro, naturalmente Dante, naturalmente Machiavelli, che non penso mai avrebbe scritto Il Principe o i discorsi sulla prima decade di Tito Livio se non fosse stato fatto fuori da segretario della Repubblica Fiorentina, e poi fino a Gramsci. Cioè, come se questa condizione di espulsione dal mondo attivo, dal mondo fattivo, in altre parole dalla società, poi li abbia costretti, come si dice, non so se sia vero, ma l'ho sempre sentito dire da quando ero ragazzino, che gli usignoli vengono accecati per poter cantare meglio. Ecco, questa sorta di accecamento sociale poi li abbia convogliato la loro energia sulla scrittura piuttosto che sull'azione. Ecco, Dante e Petrarca, l'esempio di una persona fatta fuori dalla società che scrive la Divina Commedia, e l'altro che si autoreclude, l'altro che sceglie l'isolamento, e anche qui vi risparmio: solo e pensoso e più deserti calli, eccetera, eccetera, perché l'abbiamo studiato tutti quanti a scuola. Fra l'altro io come insegnante ho scoperto che ripeto esattamente quello che avevo imparato a scuola, quindi questa grande diade studenti-insegnanti è falsa, perché l'insegnante è una specie di vecchio studente che non vede l'ora che arrivi giugno, esattamente gli stessi E visto che mi sono ripromesso, almeno in parte, di trattare questo argomento subspecie letteraria, vorrei comunicarvi le scoperte fatte per preparare questa conferenza negli ultimi tempi, e cioè alcuni episodi molto interessanti, proprio perché creano una specie di cortocircuito tra isolamento, letteratura, segregazione, riscatto, speranza, salvezza, consolazione, citando un esempio bellissimo che io avevo letto 20 anni fa circa, ma l'ho rinfrescato, è quello di un paio di racconti di uno dei più grandi scrittori in assoluto del Novecento, ma soprattutto del
scrittori della segregazione, e cioè Varlam Shalamov, l'autore dei bellissimi racconti della Colima, un paio dei quali sono dedicati alla lettura nel Gulag. E in particolare uno racconta il furto di un volume della Recherche di Proust, Du côté de Chez Swann, che Shalamov era riuscito a procurarsi e che un giorno gli viene sottratto. E il racconto ha una vertiginosa serie di ipotesi sul perché in un gulag si possa rubare un libro di Proust, e soprattutto perché lui immagina che se ne possano fare degli usi impropri, e cioè soprattutto, cosa che nel gulag veniva fatto spesso, usare la carta e ritagliarla, le pagine, per farci delle carte da gioco, oppure bruciarla per riscaldarsi. In un altro racconto, veramente struggente, si parla di questo prigioniero politico che si chiama Shelgunov, il quale, piccola parentesi, in questi gulag venivano messi insieme i politici e i detenuti, i criminali comuni, anche perché i criminali comuni servissero, come dire, da pena aggiuntiva ai politici, perché li tormentavano, derubavano, spesso anche uccidevano. E il boss del capannone dove è rinchiuso Shelgunov, che è un boss criminale, obbliga l'intellettuale Shelgunov tutte le sere a intrattenere la gente con dei racconti, e Shelgunov racconta loro, poi fra l'altro con un gusto molto raffinato, le cronache italiane di Stendhal a memoria, le memorie di Benvenuto Cellini, quindi questo Shelgunov era veramente uno studioso, e poi si tiene come asso nella manica, quando ormai ha finito le sue memorie, ciò quello che può ricordare a memoria, il Conte di Montecristo, che è perfetto. E il ragionamento è proprio il seguente: quanto all'interno di un mondo recluso, per eccellenza, venga anche riprodotta in qualche misura la reclusione di quelli che avevano scritto le opere che venivano lì ricordate o lette. Pensiamo alla stanza di Proust, appunto, la stanza dove Proust scriveva, foderata di sughero per non avere nessun riverbero del mondo esterno. Quindi l'universo concentrazionario che usa delle opere che sono state create da un altro universo concentrazionario, che è quello della scrittura. E a questo proposito, non c'entra nulla col tema, vi voglio ricordare quella che è la più agghiacciante massima che viene ricordata nei racconti della Colima di Shalamov, che quando questi criminali comuni infierivano sui politici, addirittura c'è un racconto terribile dove uno di loro viene ucciso per levargli la maglia di lana, che nel gulag voleva dire una possibilità di sopravvivenza, nel mentre che costoro infieriscono sui più deboli, citano quello che è un proverbio della malavita russa, che è: se non ci credi, pensa che è una favola. Cioè, ho molto ragionato su questo proverbio, che vuol dire: noi uomini siamo capaci di fare cose così crudeli che uno, per poterle accettare, deve pensare che sia Hansel e Gretel, cioè qualche cosa di fantastico, mentre è reale. Questi sono esempi, naturalmente, di isolamento provocato, cioè l'individuo viene isolato dal potere, dalle leggi, dalle istituzioni, dalla crudeltà altrui. Però molto interessante è anche il fenomeno, io non mi ci soffermerò perché non sono un sociologo, ma ne avrete sentito parlare, forse anche tra di voi c'è qualcuno che ha conosciuto direttamente ragazzi o ragazze che vivono in questa condizione di autoisolamento sempre più diffuso, e cioè quello dei cosiddetti hikikomori, cioè ragazzi che rifiutano, diciamo così, ogni contatto con l'esterno, vivono chiusi nella loro cameretta. Cosa che è resa possibile da una parte da un qualche benessere, perché ovviamente sono persone che non lavorano, non studiano, non hanno rapporti di alcun tipo, e questo può avvenire soltanto in una società affluente,
i hikikomori, proprio perché questo fenomeno è particolarmente diffuso in Giappone, ma da lì si sta diffondendo in tutto il mondo, oppure anche sempre a livello giovanile, ma ripeto, io ne parlo in maniera molto superficiale, non ne parlo affatto, la conosco in modo superficiale, coloro che possono vivere una socialità soltanto attraverso una mascheratura, cioè i cosiddetti cosplay, quelli che per unirsi ad altri ragazzi e ragazze devono mascherarsi da eroi dei fumetti o da cartoni animati e così via. Questo si deve probabilmente a questo rifiuto, anche se vogliamo nella sua radicalità motivato, legittimato dall'enorme pressione che la società esercita sui ragazzi e sulle ragazze, cioè un'aspettativa, una serie di richieste per cui ci si oppone a queste richieste isolandosi, separandosi, rifiutandosi a tutti gli accomodamenti che la vita adulta esige, perché bisogna venire a patti, a compromessi. In un certo senso è una paradossale conservazione della propria integrità, anche morale, non scendendo a patti col mondo che invece esige una compromissione, esige che tu ti dia da fare, che tu abbandoni la tua purezza, la tua verginità adolescenziale per entrare in quello che Hegel chiamava il grande meccanismo del mondo. E questo è un fenomeno sempre più diffuso, che però ha delle radici, diciamo così, antiche. Se penso per esempio a quella meravigliosa, inesauribile opera di Molière, che è il Misantropo, perché i discorsi che fa Alceste, il Misantropo, sono dal punto di vista logico inattaccabili, cioè la condanna che Alceste fa dell'ipocrisia della vita sociale è assolutamente incontrovertibile. Quando lui si lamenta del fatto che noi salutiamo la gente, quando lamenta che un suo amico Filinta ha salutato una persona, poi lui gli ha chiesto ma chi era quella persona, e questo ha detto boh, manco mi ricordo, e lui dice ma allora sei un ipocrita perché tu l'hai abbracciato, l'hai salutato, l'hai baciato e manco sai chi è, ragione per cui occorre ritirarsi dal mondo. E nel finale, tristissimo ma molto realistico, quando lui chiede alla donna amata Selimène di seguirlo nel deserto, di andarsene definitivamente dal mondo, Selimène si rifiuta. Quindi ha ragione lui a voler abbandonare il mondo, ha ragione lei a dirgli no, io ci resto. Del resto lo stesso titolo di questa relazione che vi sto facendo, Uscire dal mondo, mi è venuto leggendo un saggio bellissimo. Forse sto consigliando troppi libri altrui, faccio male, vabbè, comunque, di Hannah Arendt che si chiama L'umanità, l'ho letto proprio, come dire, è il momento buono di leggerlo, perché si chiama L'umanità nei tempi bui. In questo saggio, a livello proprio filosofico, Hannah Arendt dice molto chiaramente che noi tentiamo di evadere da questo mondo, ma non ci è in definitiva possibile farlo, anche quando ne veniamo esclusi, anche quando ce ne escludiamo. Qui ho preso una quantità di appunti per cui penso che dovrei fare 5 puntate su questa roba. Comunque dice Hannah Arendt, quando l'individuo si ritiene troppo, questo è un caso che sento molto vicino a me, ma colpevolmente, quando l'uomo, l'individuo, si ritiene troppo buono, troppo nobile per misurarsi con il mondo. Esatto, per affrontare, questa è proprio la situazione di oggi, Italia, settembre 2022, io mi sento troppo buono e troppo nobile, però è vano poter credere di isolarsi, perché alla fine chiede, Hannah Arendt, fino a che punto rimaniamo obbligati al mondo anche quando ne siamo stati espulsi o ci siamo ritirati da esso? Cioè è possibile questa uscita, e soprattutto è salvifica, cioè ci riscatta, ci, ci,
essendo uno dei miei eroi, torno a livello scolastico, il povero Celestino, tanto vituperato da Dante, io ho sempre detto, ecco lui sì che è un sant'uomo che ha mollato il seggio papale quando ha visto che era uno schifo, e tutti invece gli danno addosso dicendo no, dovevi stare lì, dovevi fare il Papa, invece è un mio eroe, io sono un celestiniano puro, però effettivamente andandosene da lì, che cosa si è veramente salvato? Adesso sta Celestino, dove sta? Come Dante dice, sta peggio che nell'inferno, tra gli ignavi. È un, diciamo, un quesito che lascio a ciascuno di voi il compito di elaborare. Allora, dal punto di vista strettamente narrativo e letterario, Il problema, diciamo così, tecnico, artistico, che poi in definitiva vi devo dire la verità, sono gli unici problemi che a me personalmente interessano in quanto scrittore, cioè scrittore, la scrittura, scrivere bene, scrivere male, scrivere qualcosa di degno di essere scritto e soprattutto di essere letto. Il problema della solitudine è che è quanto di più antinarrativo esista, perché la narrativa, il romanzo, il poema epico, tutti i generi, diciamo, della distensione narrativa abbisognano invece di incontri, sono fatti di incontri. Persino, ecco, pensavo questo, persino quello che è considerato il capostipite della linea romanzesca occidentale, europea, e cioè il Robinson Crusoe di Daniel Defoe, è straordinariamente la storia di un uomo solo, no? Naufrago, ma a un certo punto, per una ragione, direi da scuola di scrittura, deve incontrare qualcuno su quel cavolo di isola, deve incontrare Venerdì, deve avere qualcuno con cui avere uno scambio, deve avere un alter ego, un antagonista, dei nemici, un amico, qualcuno, è una, diciamo, gioco forza, insomma, la peripezia, che è il succo del romanzo, è frutto di incontri, è frutto di incroci e soprattutto da spazio a quell'elemento spurio del romanzo, ma così necessario, che è il dialogo. Cioè, un romanzo senza dialoghi non è tale, e il dialogo necessariamente ha bisogno di un incontro. Quindi mi è venuto da pensare, questo è un altro quesito, non sono convinto che sia così, che la solitudine, non parlo della solitudine di chi scrive, parlo della solitudine dei personaggi della sua vicenda, sia proficua alla poesia e alla filosofia e invece sfavorevole al romanzo. Al romanzo e agli altri generi, diciamo, pseudo-romanzeschi, il più attuale, cioè forse non più tanto attuale, ma che è stato la vera vena romanzesca del Novecento, che è il cinema. E proprio pensando al cinema, mi è tornato in mente uno dei miei film preferiti di quando ero ragazzo, ma se lo rivedessi adesso, lo dessero in televisione, lo rivedrei ancora e ancora per l'ennesima volta, che è Corvo Rosso non avrà il mio scalpo. Film straordinario, e fra l'altro vi invito a fare una piccola riflessione sui titoli italiani dati ai film stranieri, che possono andare dall'orribile, l'esempio più famoso che io cito è il film di Truffaut, Domicile Conjugal, tradotto in italiano e presentato nei teatri con Non drammatizziamo, è solo questione di corna. Però invece in questo caso Corvo Rosso non avrà il mio scalpo è un bel titolo, perché il titolo originario era il nome del protagonista, che è Jeremiah Johnson, un po' anonimo. Ed è esattamente fedele alla storia, un uomo che fa il cacciatore nelle nevi dello Utah, quindi il posto più isolato del mondo, infatti almeno il 50% del film abbiamo solo Robert Redford che arranca nella neve, ma poi la sua verità narrativa è nei suoi incontri. Incontri che gli studiosi di cinema l'hanno variamente analizzato, ha la forma, di nuovo il professore di lettere, che emerge del chiasmo, cioè lui incontra una serie di personaggi in un ordine e poi li rincontrerà di nuovo nell'ordine inverso, appunto col gran finale, con il saluto col capo indiano, per cui finalmente non si conciliano, ma
hanno stabilito una distanza che è al tempo stesso anche la giusta modalità della relazione, cosa che, per tornare al tema della solitudine, penso sia la cosa più difficile che noi riusciamo a trovare con gli altri, cioè essere abbastanza vicini dagli altri, ma anche abbastanza lontani. Cioè al tempo stesso, qui la mia fidanzata mi continua con dei gobbi a suggerirmi Castaway, Luigi Settembrini. Cioè, sì, lo so, il tema della solitudine, però io ho già 10 pagine di appunti, se ci aggiungo anche Tom Hanks, questa. Grazie, ma sto cercando di sfoltire questa marea di appunti, quindi per favore niente più suggerimenti, fateveli, diciamo, ognuno si faccia i suoi. Poi, sempre in questa specie di sarabanda di suggestioni letterarie, mi sono ricordato di una, penso che qui onestamente l'abbiamo letto e conosciuto relativamente in pochi, a meno che uno sia uno studioso di letterature antiche del nord Europa o sia nazista, o nazista, perché non necessariamente le due cose coincidono, che sono i detti di Odino, che io ho rimaneggiato da, lo confesso, da altre traduzioni in francese e in inglese, perché non conosco il norreno in cui sono stati scritti, che sono una serie di consigli che, fra l'altro, Odino ne esce con una persona o un dio sensatissimo, perché dà agli umani una serie di consigli da seguire, perché sono veramente, e ce ne sono più di uno sul problema della solitudine. Immaginatevi la solitudine in Islanda, nell'Islanda del Medioevo, in cui un viandante si ritrova poi a essere accolto, fra l'altro bellissimo libro, tutte le leggende nordiche sono bellissime proprio sul lato dell'accoglienza, cioè tu devi per forza accogliere un altro che arriva da una situazione disperata, perché altrimenti costui morirà, quindi uno pensa che siano spietati sti vichinghi, invece in realtà anche il vichingo più spietato la prima cosa che fa è farti entrare in casa, farti asciugare, scaldare, eccetera, e poi semmai ti ucciderà in seguito, però diciamo così, lo spirito dell'accoglienza è proprio, fra l'altro qui altra piccola parentesi, è basato anche su una reciprocità, cioè l'idea che quando sarò io solo nella neve, eccetera, eccetera, tu dovrai fare, è la stessa legge dell'ospitalità che invano Ulisse chiede al ciclope quando si ritrova nel suo rodo, dice l'ospite è sacro. Bene, insomma, Odino dice questo sulla comunicazione con gli altri e sull'amicizia, ne leggo un paio se li ho scritti, perché se non li ho scritti, eccoli qua. Questo è proprio sul dialogo, che trovo molto semplice e imbattibile. Il fuoco si appicca con il fuoco, la fiamma dalla fiamma. Attraverso la parola l'uomo impara dall'uomo. Povero sciocco chi non comunica. E quest'altra, questa invece è proprio sull'amicizia. Purtroppo è una cosa che io stesso devo dire di avere molto trascurato, ma adesso mi riprometto da adesso in avanti di fare come dice Odino, che dice: va a trovare il tuo amico più spesso che puoi. Si riempie di ortica e gramigna il sentiero che nessuno percorre. Quindi, se un amico ce l'hai, beh, mi diverte molto l'idea che l'applauso sia a Odino in definitiva, perché è lui che, o chi per lui l'abbia scritto, e appunto credo sia la prima volta che avvenga non in un campo hobbit questo applauso, questo entusiasmo. Dicevo prima di questa sensazione della solitudine, che coincide con la solitudine anche quando
ripeto, dal punto di vista oggettivo sembrerebbe che noi non siamo soli, abbiamo appunto una moglie, un marito, dei figli, degli amici, un lavoro, quindi siamo inseriti in quel famoso ingranaggio del mondo, ma se lo sentiamo, se sentiamo di essere esclusi, di essere marginati, di essere diversi, questa sensazione, ripeto, ha delle conseguenze di carattere fisico. Uno straordinario libro su questo tema, scritto da un neuroscienziato, da un neurologo che si chiama Cacioppo, citava per esempio un esperimento molto interessante, e cioè quello che persone chiamate a riferire, a raccontare un episodio o più episodi in cui si erano sentiti esclusi, emarginati, rifiutati, nello stesso ambiente in cui altre persone invece riferivano storie di accoglienza, di affetto, di benevolenza da parte del prossimo, ebbene il primo gruppo, quello che raccontava invece il senso di esclusione, quando gli veniva chiesto che temperatura c'è in questa stanza, riferivano una temperatura molto più bassa di quella che riferivano invece quelli che si sentivano accolti, il che sembrerebbe assurdo perché ovviamente la temperatura dovrebbe essere la stessa, eppure il senso della solitudine, il sentimento della solitudine si esprime esattamente come diciamo nel linguaggio comune, che qualcuno è freddo con noi e l'altro invece è caloroso, quindi esattamente come negli usi del linguaggio, provoca una sensazione di carattere fisico. Io qualche giorno fa ho avuto una lunga conversazione telefonica, anzi conversazione, uno sfogo telefonico da parte di una persona che sta subendo una forte esclusione di tipo che ha il suo solito tramite in internet, e questa persona mi diceva di stare soffrendo, che pure è una psichiatra, quindi comunque è una che conosce benissimo i meccanismi di cui sta parlando, di sentire un peso e un dolore di carattere fisico. Cioè, in realtà l'effetto di questa esclusione, di questa campagna, quelli che adesso vengono chiamate campagne di odio nei suoi confronti, la faceva sentire male fisicamente. Anzi, lei diceva, io moralmente, intellettualmente, siccome credo di avere ragione, credo di non essere in colpa in alcun modo, mi sento abbastanza sollevata. Il problema è che non riesco a respirare, sento proprio uno schiacciamento fisico. Un'altra caratteristica, e qui di nuovo diciamo la riferisco anche alla mia persona, non è tanto e più soltanto quella della solitudine quanto dell'incomprensione. Questo secondo me è ancora più ampio di quanto possa essere il sentimento della solitudine. Cioè non siamo soli, ma gli altri non ci capiscono. E io posso dire di essere uno di questi. Io non mi sento compreso, non mi sono mai sentito compreso, e rivedendo molte volte il film Incompreso, a parte versare molte lacrime, ma anche dicevo, ecco, vedi, quel bambino lì, il padre, Anthony Quayle, non riesce, non è che lo tratti male, ma proprio non riesce a capirlo. E io devo dire di sentirmi molto incompreso soprattutto, e questo è il paradosso, lo condivido con chi possa provare la medesima sensazione qui, proprio con chi ti conosce meglio. Perché se tu sei incompreso da uno sconosciuto è normale. No, quelli che ti capiscono di meno sono quelli che ti sono più vicini. Persino chi ti ama non ti capisce. Persino i miei libri non sono capiti, i critici letterari non mi hanno mai capito, i miei lettori non capiscono nulla di quello che... non dei miei libri, di quello che sono io. E manco io lo capisco. Cioè, questa è la cosa... La cosa, cioè, è come se è uno di quei casi in cui appunto la vicinanza causa incomprensione. E qual è il mondo della incomprensione totale? Sto per non demolire, perché non si può demolirlo, il più grande altarino italiano, la famiglia. Cioè il luogo dell'incomprensione massimo è di chi vive tutto il santo giorno insieme. Quindi si può vivere anche per 20 o 30 anni insieme e non capire
non tanto che cosa l'altro fa, ma cosa l'altro è. Allora, questa è una condizione, secondo me, irriscattabile. Poi ci sono dei modi, e qui per tornare alla letteratura, per cui gli scrittori cercano di riscattarla, questa sensazione di incomprensione. Però credo che nel fondo sia veramente inattingibile questa essenza di noi stessi. Ripeto, addirittura inattingibile anche a noi stessi, anche guardandoci allo specchio. Insomma, quel famoso detto rimbaudiano, je et un autre, credo che sia forse la cosa più vera che sia mai stata scritta nell'ambito della letteratura. Io sono un altro. Cioè, neanche io sono io, e chi sia questo io, fra l'altro io poi personalmente ho anche molti dubbi nei confronti di questo io, che, per cui alla fine quando penso che non mi capisco, dico, vabbè, ma tanto cosa ci sarebbe da capire? Siamo talmente contraddittori, siamo un fascio, diciamo così, di esperienze, di accadimenti, di incroci, talmente casuale, talmente provvisorio, che insomma anche questo famoso conosci te stesso, ma ci sono tante cose da conoscere, insomma, vabbè. Poi c'è un'altra cosa ancora, ecco, questa si ricollega al discorso dell'isolarsi, uscire dal mondo per mantenere la propria integrità, per difendersi dal dolore, per preservare se stessi. Da Hannah Arendt sono passato a quello che è forse il grande emarginato e rimuginatore nella scrittura del secolo scorso, ed è ovviamente Franz Kafka, di cui però ricordo, voglio soltanto citare questo pensiero meraviglioso tratto dai suoi quaderni in ottavo, che, come sempre nel pensiero di Kafka, contraddice ciò che un altro pensatore continuerebbe in maniera coerente fino alla fine del pensiero. Nel caso di Kafka sempre alla fine viene rovesciato, quindi ciò che sembrava ovvio che lui stesse per dire poi alla fine viene smentito dalla chiusa del discorso, ed è appunto sull'idea della separazione, della solitudine, dell'illusione di salvarsi e preservarsi tirandosi fuori. E dice Kafka, questo me lo sono ricopiato: puoi tenerti lontano dai dolori del mondo, ma forse è proprio questo restar lontano l'unico dolore che potresti evitare. Quindi è straordinario come questo, che sicuramente è stato vissuto in maniera anche drammatica dall'autore stesso, il tenersi lontano dai dolori del mondo, ma forse è proprio questo tenerti lontano il dolore che potresti evitare. Quindi è come confermata l'idea di Hannah Arendt che anche l'illusione di tenersi lontano dal dolore del mondo è in se stesso un dolore. Qui trovo, ve lo leggo così perché dovrei seguire un filologico, ma siccome mi è caduto l'occhio su questa cosa, che ieri a cena discutevamo con Benedetta Marietti per vedere se fosse o meno scientificamente vero, il mio appunto dice questo: i Neanderthal si estinsero perché non avevano amici. E allora, questo l'ho letto in un libro molto interessante proprio sull'idea del movimento, dello spostamento, dove si diceva, e Benedetta mi ha confermato che importanti scienziati anche qui lo hanno detto, che uno dei problemi dei Neanderthal era proprio la chiusura, proprio il fatto di stare sempre fissi, di non andare a trovare gli amici, quella cosa che Odino suggerisce di fare prima che il sentiero si riempia di gramigna, cioè non si spostavano mai, stavano sempre fissi in un posto, non avevano relazioni, e sono stati sopraffatti dai sapiens per questo. Io ho una grandissima simpatia per i Neanderthal, quindi anche qui mi sono un po' commosso pensando a quello che normalmente in Quark viene raffigurato tutto bozzuto, ingrugnato, lo è perché si sentiva, perché era di fatto molto solo.
Questo è a parte nel discorso che sto facendo, ma cerco invece di continuare a seguire il discorso, diciamo, di carattere chiamiamolo sociologico o sociale, e cioè che le più recenti, che credo siano del 2018, indagini Istat dicono che in un paese, appunto, ripeto, che ha la famiglia invece come suo elemento portante e di fatto ancora, non so per quanto, salvifico, e cioè la famiglia, le persone che vivono da sole in Italia sono 9 milioni, quindi comunque rappresentano un quinto o un sesto della popolazione generale. E il fenomeno, diciamo così, di vita individuale, di atomizzazione dell'individuo, si va accentuando in maniera, diciamo così, dal punto di vista filosofico, comincia di fatto con nel 6 e nel 700, con l'idea dell'individuo, della sacertà dell'individuo, dei diritti dell'individuo, e quindi, diciamo così, ha un percorso molto più lungo. Però nell'effettiva vita sociale è diventato un fenomeno molto forte, soprattutto negli ultimi 20 o 30 anni, portando a quelle conseguenze di cui io parlavo all'inizio, cioè della creazione di una nuova classe, sia generazionale sia sociale, di ragazzi e di ragazze che rifiutano completamente i rapporti col prossimo, se non virtuali. Fra l'altro c'è un'interessante connessione sul fatto che questo tipo di isolamento sia di fatto reso possibile dalla tecnologia, perché ovviamente se, non so, 50 anni fa uno che fosse stato chiuso nella sua cameretta al buio tutto il giorno, penso non sarebbe proprio sopravvissuto. Adesso tecnicamente può farlo e può anche sviluppare una serie di rapporti virtuali che dal punto di vista numerico può essere anche molto superiore a quello delle amicizie coltivate invece in maniera diretta, in maniera fisica. Molto interessante, io trovo, di questo fenomeno è un sottoinsieme di questo genere di comportamenti, che è il rifiuto dell'eros, il rifiuto dell'amore, il rifiuto del rapporto, che è visto come fonte di, appunto anche qui, di compromissione, di controversia, di impegno. Non so quante volte voi abbiate letto negli ultimi tempi, forse perché io sono molto focused su questa cosa, lo vedo più, perché ci succede sempre che quando ci interessiamo a un argomento poi sembra che da tutte le parti convergano conferme o suggerimenti di quello che stai pensando. Quante, soprattutto donne, soprattutto attrici e soprattutto personaggi pubblici, dicano a un certo punto, soprattutto dopo aver avuto storie sentimentali un po' travagliate o difficili, eccetera, basta, adesso io sto da sola, sono autosufficiente, sono autonoma, non voglio avere più. Proprio che è interessante, anche se vogliamo, in buona parte può essere giustificato e giustificabile, però è un interessante, diciamo così, punto proprio a favore dell'idea che noi si possa fare a meno dell'altro, in questo caso l'altro amoroso. Questa cosa qua a me impressiona più che il rifiuto del lavoro, più che il rifiuto della vita comune, anche perché il lavoro, anch'io lo rifiuto, insomma lo faccio, ma teoricamente lo rifiuto, ma rifiutare l'amore mi sembra molto, ma molto più pericoloso. E in un libro, anche questo molto bello, sull'argomento, di uno psicologo, di uno psicanalista, si chiama Adriano Zamperini, è quello che lui chiama lo sbarazzarsi dell'altro, che è una formula molto, molto interessante, molto viva. E un altro concetto che introduce Zamperini, su cui varrebbe la pena di ragionare, è quello che lui chiama il revisionismo privato, esattamente come esiste il revisionismo storico, per cui si rivive la storia di un paese cambiandone alcuni connotati a seconda delle nuove convenienze dell'attualità. Noi siamo portati, e sempre più la gente è portata, e l'esempio lo si vede molto chiaramente nei social, a revisionare la propria vita, il proprio aspetto fisico, il modo di apparire agli altri, eliminando tutto ciò che è sgradevole, eliminando tutto ciò che è spiacevole, e invece tenendo soltanto la parte che si considera buona, positiva, bella. Questo fenomeno del revisionismo privato è molto interessante, perché
sembrerebbe suggerire in realtà una quantità di controllo sociale, in questo caso da parte degli altri, che obbliga l'individuo a una sorta di adeguamento della propria persona a ciò che gli altri si aspettano che tu sia, creando questa specie di bolla, diciamo, di virtualità che non corrisponde più minimamente all'identità degli individui. Sempre a proposito di massime e proverbi, come exergue del libro di Cacioppo che ho citato prima, c'è una frase, un proverbio africano su cui ho a lungo ragionato per capire se fosse attendibile o no, se fosse vera questa massima o no. Poi ho pensato che sì, anche se ci metterebbe di fronte, come dire, a una scelta molto radicale. Questo proverbio dice: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con altri. Non so se sia vero, perché non sono mai andato veramente con altri e andando da solo non sono mai andato molto veloce, quindi nella mia personale esperienza non funziona così. Però forse è vero questo fatto che, appunto, se non vuoi essere rallentato dai rapporti umani, allora fai da solo. Se però i tuoi obiettivi sono a lunga scadenza, non ce la farai mai da solo. Questo ci riporta non la posso affrontare perché non ne ho le competenze, a quanto questo bisogno dell'altro, della cooperazione, della coesistenza con l'altro, sia di fatto un retaggio biologico, un retaggio arcaico. Di solito, non so perché, la biologia viene sempre un po' vista con sospetto come il regno della meccanicità, della spietatezza, appunto il darwinismo inteso come lotta per la sopravvivenza e la sopraffazione, quando invece molta parte della biologia, della nostra biologia, per fortuna, ha il compito in realtà di preservarci, di garantirci l'esistenza. E molto del nostro spirito associativo si deve infatti proprio a questo, all'idea in fondo giusta che soprattutto nei tempi di emergenza, soprattutto nelle difficoltà, la cooperazione vince sulla solitudine. La persona solitaria perisce, la persona che sta in gruppo potrà avere quantomeno più possibilità di sopravvivenza. Si parla in quegli ambiti di un vero e proprio terrore genetico della solitudine, cioè quindi anche quel tipo di sensazione di disperazione, di dolore fisico che prova la persona sola è dovuta appunto al fatto, al ricordo ancestrale, diciamo, che riposa nel fondo di noi stessi, che la persona sola nei momenti di grande difficoltà, di carenza, di carestia, di fame e di sete, questa persona sarà destinata a soccombere. Il problema è ulteriore dal punto di vista proprio della chimica con cui noi funzioniamo, è il fatto che la persona sola, che è costretta quindi a erigere una barriera difensiva che non è quella della collettività ma è quella propria, questa stessa emissione di sostanze chimiche che possono difenderlo dagli attacchi che a questo punto vengono da ogni lato perché non c'è una cortina collettiva a proteggerlo, questi stessi sistemi difensivi distruggono l'individuo, lo preservano e lo logorano. Quindi le sostanze chimiche da noi attivate nel resistere alle difficoltà da soli poi sono quelle che alla lunga ci logoreranno. Quindi so che forse suonerà paradossale dirlo, io vorrei un tipo di solidarietà non tanto legato all'etica, cioè ai valori, quanto proprio alla biologia. Forse tornare, fare un passo indietro rispetto a una pretesa morale di collaborazione reciproca, sarebbe forse più onesto riconoscere che noi ne abbiamo proprio un bisogno fisico, un bisogno, diciamo, non come individui, ma come specie, ma come umanità in senso complessivo. C'è poi, sto avvicinandomi alla fine della conferenza, ma non alla fine delle pagine degli appunti, quindi sceglierò in maniera così molto arbitraria ciò che ancora
potrò dirvi. Torniamo alla letteratura, basta con la chimica, la biologia, le altre, il collegio dei docenti, si termina qui e torna lo scrittore e professore di letteratura. Per azzardare una strana analogia, forse possibile, legata appunto a quella cosa con cui ho cominciato a parlare, cioè l'idea che ci sia una nostra oscillazione tra separazione e unione, tra isolamento e ricerca dell'altro, tra autonomia e bisogno dell'altro, ma ancora di più bisogno che l'altro abbia bisogno di noi. Perché non è soltanto il bisogno dell'altro, è voglio sapere che tu hai bisogno di me, non soltanto sapere che io ho bisogno di te. E questo, secondo me, a livello, cioè, con un azzardato volo pindarico, è esattamente la stessa cosa che in poesia avviene col verso e con la rima. Cioè, il verso è ciò che separa, la rima è ciò che riunisce. Allora, una poesia in versi, un classico schema, il sonetto, è esattamente un esempio formidabile di spezzatura, di cesura, di separazione anche violenta, perché non c'è nulla di più violento della metrica, cioè il fatto che tu dopo 11 sillabe ti tocchi andare a capo, ma al tempo stesso sia la necessità che l'occhio vada al verso seguente e sia quel richiamo cullante, mnemonico, quella traccia mnemonica che è la rima, un effetto puramente sonoro. Quindi che non ha nessun valore di significato, ma un valore esclusivamente di carattere emotivo, esattamente come Nucci ieri ricordava il conflitto tra parola e musica, è quella la rima, l'elemento musicale che ricongiunge ciò che la parola, l'elemento logico invece ha suddiviso, separato, distinto, corrisponde esattamente a questa nostra oscillazione tra volere, esigere, avere diritto a essere soli. Faccio solo l'esempio della bellissima formula trovata da Virginia Woolf per definire la necessità dell'autonomia dell'individuo, in particolare delle donne, che è una stanza tutta per sé, da cui poi in maniera un po' delirante ed eccessiva è derivato il concetto di privacy, che però non voglio toccare, e invece la necessità, il desiderio, lo slancio, il bisogno dell'altro. Nella scrittura, nella letteratura, questo si esprime molto spesso in maniera anche drammatica e quindi, ricorrendo al cellulare perché me l'ha segnalato ieri, questa è una segnalazione di Francesca che invece accolgo, che mi ha fatto ieri, io stavo leggendo un libro di Stieg Dagerman, meraviglioso, che si chiama Autunno tedesco, e lei mi ha trovato questa frase molto dura, questo ricordo molto sentito della sua attività di scrittore che ha a che fare con la solitudine. E con questo chiuderò. Dice Stieg Dagerman: posso riempire tutti i miei fogli bianchi con le più belle combinazioni di parole che sorgono dal mio cervello. Siccome desidero assicurarmi che la mia vita non sia priva di senso e che io non sia solo sulla terra, raccolgo le parole in un libro e ne faccio dono al mondo. Il mondo mi dà in cambio dei soldi, la fama e il silenzio. Ma che mi importa dei soldi? Che mi importa di contribuire a rendere più grande e perfetta la letteratura? L'unica cosa che mi importa è quella che non ottengo mai: l'assicurazione che le mie parole hanno toccato il cuore del mondo. Cos'è allora il mio talento se non una consolazione per la mia solitudine? Ma che consolazione spaventosa, che riesce solo a farmi vivere la solitudine con intensità 5 volte maggiore. Thank you.